Nel tutorial precedente avevo inserito una traccia audio. Adesso arricchisco il video inserendo anche un videoclip. Mi posiziono tra la terza e la quarta diapositiva, clicco Insert Blank Slide e creo la postazione. Mi reco su Livelli, clicco sul segno più per cercare la cartella. Devo cliccare sulla freccetta nera e cercare tutti i file. È questo il video che devo inserire. Lo apro e lo carico. Lo confermo e ve lo mostro anche. È questo. Volevo mostrarvi che il mio video ha la sua traccia musicale. Questo clip contiene la sua traccia, per cui c'è un accavallamento. Necessariamente devo togliere l'audio a questo clip. Mi reco su Livelli. Da questa interfaccia vado su Video Setting e questo è il settaggio volume del clip. Metto setto su 0. Se avessi avuto una sorta di volume avrei potuto anche far entrare e far uscire la traccia gradatamente cliccando su fade in e fade out e settando poi i relativi secondi, ma questo non ci interessa perché lo abbiamo del tutto eliminato. Ora potrei vedere il mio preview, ma non lo faccio perché non è questo che voglio mostrarvi. Il tempo è poco, quindi io focalizzo l'attenzione sulla tematica specifica del tutorial. Abbiamo detto che devo inserire un videoclip e l'abbiamo fatto e dobbiamo togliere la sua traccia musicale, la stiamo facendo, però voglio fare ancora un'altra cosa. Da Trim Video io devo eliminare l'ultimo fotogramma. Perché non sono proprio interessata a farlo vedere, ho sbagliato, dovevo tagliarlo un po' prima, ho tagliato dopo, quindi ne approfitto e lo faccio da questa interfaccia. Questa bandierina è l'inizio del mio tracciato. Chiaramente questa è la parte finale. Trascino sul penultimo fotogramma, in questo modo ho eliminato l'ultimo. Questo è lo zoom della timeline. Muovendo il cursore, sposto la visualizzazione della finestra. Mi vado a sentire il video. Ok, chiudo, confermo anche l'altra finestra. Questa volta ve lo faccio vedere e sentire da quest'anteprima dell'interfaccia principale del programma. Volevo solo dirvi che se cliccate sulla descrizione su YouTube, c'è un link che vi porta al mio sito. Ci sono altri tutorial e troverete anche magari qualche malizia che potrebbe interessare, chissà mai, trovare qualche risposta alle vostre domande. Se, a parte poi che se mi scrivete anche qui su YouTube io con piacere risponderò alle vostre domande. Visualizziamo quest'anteprima e vediamo un poco.